Buonasera, benvenuti a Unica Calcio Club, il nostro spazio dedicato all'approfondimento e al dibattito sui temi calcistici del fine settimana. Parleremo di Calcio Lecco, ovviamente, ma anche di Monza e di Sondrio. Abbiamo il piacere di avere in studio qui con noi nel nostro club l'allenatore della Calcio Lecco, mister Mauro Zironelli. Buonasera, mister. Buonasera, grazie di avermi invitato. E il giornalista di LCN Sport, Matteo Bonacina. Ciao Matteo. Ciao Mario, grazie per l'invito, buonasera a tutti i tifosi. Abbiamo visto nel nostro Unica Calcio News la sconfitta per 2-0 della Calcio Lecco contro la Triestina al Nereo Rocco. Mister, che cosa non ha funzionato? Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo trovato delle difficoltà. Sicuramente l'avversario più duro che abbiamo incontrato fino adesso e ogni tanto bisogna dare merito anche agli avversari. Sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro per non fare risultato. Era importante anche comunque fare un passettino e magari un pareggio, però sinceramente non lo meritavamo, perché troppo poco abbiamo avuto l'occasione con Melli Sala, che comunque il loro portiere ha fatto un miracolo, poi non l'abbiamo fatto come le altre partite, tutto lì. Matteo, la tua analisi di questa partita? Sì, credo che anche il mister, sicuramente senza dovergli mettere in bocca niente, credo non si aspettasse questo tipo di difficoltà. Sicuramente la Triestina rimane uno squadrone che può aver imbroccato un avvio negativo con 2 punti in 4 partite, però comunque rimane una squadra costruita per giocarsela col Padova e sappiamo tutti, insomma, il valore del Padova, che sta però riuscendo a dimostrarlo. Sicuramente l'Eco si avvicinava a questa gara con magari un po' più di tranquillità, con meno da perdere, però poi effettivamente mi è sembrato che la Triestina abbia disputato questa gara anche per il proprio allenatore. Insomma, l'esultanza dopo il primo gol non è così comune da vedere. Ma la Triestina ha fatto squadra l'ultima settimana di mercato, quindi i giocatori che sono arrivati non erano in forma, l'hanno dimostrato nei risultati, perché hanno sempre fatto delle prestazioni, però non sono venuti i risultati perché comunque erano in difficoltà fisica. Purtroppo ultimamente si erano messi meglio e abbiamo fatto secondo me una grande partita col Padova. Il 2-0 del Padova è un risultato bugiardo, venuto da 2 palline attive dove loro hanno sbagliato 4-5 occasioni da gol a Triestina. E me l'aspettavo assolutamente così, non è che non me l'aspettavo, però ripeto, noi dovevamo fare meglio e abbiamo sbagliato un po' l'approccio e abbiamo attaccato poco la profondità, ma dobbiamo rivedere un po' queste cose qua, non l'abbiamo fatto come al solito e bisogna cercare di fare meglio. Hai scelto per l'inizio Ganza al posto di Mastroianni. Quando io vado in sala stampa e dico le cose vere e dico che Mastroianni non stava bene, e poi mi si viene a dire che ho cambiato la formazione, l'ho detto io il giorno prima, non è che certo. Mi sono inventato le robe. E dopo 3 vittorie consecutive ho cambiato solo Pippo Lora, punto. E quindi può capitare di far rifiatare Pippo, che aveva tirato la carretta, che comunque veniva da una prova del primo tempo, quella Ferralpi è stata dura, l'avevo visto un po'. E infatti io avevo messo Kraja, che aveva fatto benissimo il secondo tempo della Feralpi, tutto lì, niente di così imprevedibile, fa parte del calcio e ho cercato di mantenere anzi la formazione il più possibile. E poi voglio dire, diciamoci la verità, nessun reparto ha girato benissimo. No, sono d'accordo, ma non possiamo neanche identificare un singolo che può aver fatto la differenza in positivo e negativo. Certo, avevamo optato per giocare corti, ma non però senza la verticalizzazione, che non c'è mai stata, e questo è il nostro tallone d'Achille, non abbiamo impensierito per niente, ti ripeto. Ci abbiamo messo del nostro, poi la Triestina, che sia un'ottima squadra, assemblata, tutto quello che vuoi, però potevamo fare qualcosa di più, certamente, sicuramente. Teo, in Spagna lo chiamano miedo escénico, cioè quando tu vai a giocare ad esempio al Bernabéu,
questo stadio enorme e chi arriva a giocare ha un po' di timore, no? Si ritrova un po' spaesato. Tu eri al Nereo Rocco, sì. Può aver dato anche lo stadio, diciamo così, una spinta alla squadra di casa, anche se poi c'erano i tifosi dell'Ecco sì. Agguerriti, molto rumorosi a Trieste. Sì, sì, hanno fatto un casino notevole, questo casino in senso positivo notevole, ovviamente, sicuramente è stato un bel colpo d'occhio. Sicuramente è uno stadio che ti ruba l'occhio, questo poco ma sicuro, un fondo che meritava anche un fondo del campo proprio, parlo dell'erba chiaramente, che era adatta al contesto. È chiaro che giocare forse in determinati impianti, avendo vissuto magari in categorie inferiori, le squadre che arrivavano dalla Bergamasca e via dicendo, quando, ogni volta che arrivavano all'Ecco, forse i primi minuti soffrivano qualcosa, però credo che l'Ecco abbia una quantità di giocatori esperti che lì ci hanno già giocato, hanno giocato anche in stadi più pieni, perché questo sicuramente non si può dire del Nereo Rocco di ieri. Non lo metterei tra i fattori che possono aver inciso in maniera così importante. Ripeto, si entra, si dà un'occhiata, poi credo che quando un giocatore abbassa la testa, guarda il pallone al primo minuto di riscaldamento, un po' il contesto che è intorno, ripeto, poi ieri non era chiassoso, venga un po' a mancare. Non c'è tanto tempo per pensare a questa sconfitta, per fortuna, perché mercoledì si torna subito in campo alle 18 contro la Propatria. Propatria che non sta andando benissimo per ora in classifica, però è una bestia nerissima per il Lecco. Matteo, lo ricordavamo fuori onda, sì. Il Lecco addirittura ha una striscia di 12 sconfitte consecutive con la Propatria, è il momento di, sì. di reagire. Sì, 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 dicevamo prima, scherzavamo, ti ho detto, le ho viste tutte dal campo, quindi veramente l'anno scorso sembrava che quantomeno al ritorno si potesse interrompere, poi era arrivato il gol a pochi minuti dalla fine di Gritti, che aveva risolto una partita che era da 0-0 scritto, e quindi è continuata un po' questa striscia di sconfitte negative. Tra l'altro il mister giusto prima mi diceva che da 22 anni non si vince, l'aveva detto anche sabato in presentazione di partita per il Triestina Lecco, quindi sicuramente per anni è stata Lumezzane a rivestire questo ruolo, adesso è la Propatria, è una delle partite più sentite, tra l'altro anche tra le due tifoserie, diciamo, i livelli di storia poi si stanno equivalendo negli ultimi anni, comunque hanno fatto un percorso abbastanza simile sia Propatria che Lecco. Mister, come la stai preparando, come la vedi questa partita? Ma abbiamo poco tempo, però come tutti del resto so che è una partita sentita, ne abbiamo parlato anche ieri sera che abbiamo incontrato gli Ultras nell'autogrill e quindi me l'hanno ricordato, ma lo sapevo già, è una partita tosta dove bisognerà resettare e cercare di fare quei particolari, di metterli a posto quelli che non hanno funzionato contro la Triestina, però so che è una partita a cui ci tengono tantissimo tutti quanti, ma anche noi comunque, perché dobbiamo riscattare questa prova. I ragazzi che hanno giocato domenica saranno tutti disponibili? Abbiamo fatto il defaticante oggi, è un allenamento tosto con quelli che non hanno giocato, adesso domani faremo la conta precisa nel pomeriggio. Mister, facciamo un po' un bilancio di questo inizio di stagione, una prima sconfitta, possiamo dirlo, immeritata a causa di un rigore negli ultimi minuti nella prima di campionato, poi 3 vittorie consecutive, adesso quest'altra sconfitta. Sei soddisfatto di come è iniziato questo Lecco il campionato, soprattutto di come i ragazzi stanno assimilando, diciamo così, i tuoi concetti di gioco? Sì, sì, sono messi a disposizione subito e ho una squadra calcisticamente intelligente, gliel'ho anche detto, che non dobbiamo comunque specchiarci o tirare i rami in barca in qualche situazione, non volutamente, ma magari perché comunque è un gioco abbastanza dispendioso e quindi posso capire anche che ci può stare che facciamo dei primi tempi che non sono proprio esaltanti come nei secondi tempi, ma questo è dovuto al fatto, credo, che sia la preparazione, che a settembre non puoi pretendere che la tua squadra sia a 1000 subito, perché vuol dire che hai sbagliato qualcosa in preparazione, quindi va ponderato tutto quanto, per quello dico un po' di equilibrio. Se proprio vogliamo essere onesti,
ci meritavamo il pari a, a con la Vercelli e magari non meritavamo la vittoria col Feralpi, perché ci poteva stare anche il pari, però meglio perdere e vincere una, così è un punto in più piuttosto che aver fatto due pareggi. Certo. Quindi voglio dire, son contento e dispiace un po' perché ieri potevamo essere un po' più tignosi e mancata un po' di percezione del pericolo che ci ha permesso di prendere per esempio un secondo gol molto evitabile, dove eravamo un po' più attenti sulle preventive potevamo far meglio, dai, però se devo scegliere di perdere una partita è meglio perdere con la Triestina, che è una delle candidate normale. Certo, e poi fa parte, possiamo dirlo, anche del percorso di crescita di una squadra, no? Sì, bisogna pensare che un gruppo, insomma, con un allenatore nuovo che sta costruendo un nuovo progetto di gioco faccia sempre spegnere le partite. Teo, questo inizio di campionato, solo promuoviamo il Lecco. Ma sì, dai, il Lecco comunque è una squadra che ha cambiato tanto, ha tenuto degli over importanti, questo è chiaro, però ha cambiato tanto, quindi ha anche cambiato percorso tecnico, anche di metodologia d'allenamento, questo è sicuramente, quindi ci vuole del tempo per integrare tutti i vari pezzi, anzi a mio parere è anche forse un passetto più avanti di quello che avrebbe potuto tranquillamente essere rispetto all'inizio, ripeto, rispetto a quello che è stato anche una campagna acquisti lunga, tanto per cominciare, ma anche profonda. Mister, tu l'hai sostituito tra primo e secondo tempo ieri, Tordini, che da perfetto sconosciuto è diventato protagonista di questo inizio stagione. Sì, parlaci un po' di questo ragazzo. È stata veramente una bella sorpresa, come ho detto il merito è del direttore che l'aveva seguito l'anno scorso sia nella primavera che nell'apparizione che aveva fatto a Novara. È stato bravo a sceglierlo e comunque a non dimenticarselo, perché è un giovane che poteva benissimo essere preso da qualcun altro, però si è stati pronti e veloci il direttore nel portarlo a casa. Anche all'inizio ero anche un po' titubante, perché fisicamente quando lo vedi vestito normale è veramente piccolino, però dopo vedi le movenze in campo e ci ha sorpreso un po' tutti, a cominciare dai più vecchi, quindi, però in generale lui e anche tutti gli altri giovani stanno integrando bene con un gruppo vecchio che è rimasto, che dà veramente una grossa mano a questi ragazzi giovani e che è una fortuna averli, e poi anche i giovani sono comunque validi, soprattutto come persone al di là dei giocatori, perché sono dei ragazzi che ci tengono alla maglia, si impegnano tanto in allenamento, i ritmi sono alti, il cambio è stato soprattutto su questo, mi dicono loro, quindi sono contento, è normale che ci voglia un po' di adattamento e non posso pretendere di avere già i 90 minuti a 1000 come si desidererebbe sempre, no? Ci sta, però sto cercando di portare avanti tutti quanti e sono contento di questo, stanno dando delle risposte e lo dimostra il fatto che comunque qualcosa ho cambiato nonostante avessimo fatto le 3 vittorie consecutive, e perché va sempre dato un segnale al gruppo. E quando verrà ospite chiederemo al DS Fracchiolla come ha fatto a prendere Tordini. Matteo, cosa ne pensi di Tordini? Avrà stupito anche te? Ma sicuramente prendere un giocatore che riesce a impattare così non ce lo si aspettava, indubbiamente. Io avevo avuto, oggi ti dico la fortuna, perché allora chiaramente non potevi aspettartelo, la fortuna di vederlo con la primavera del Novara a Lecco, e aveva fatto una buona prestazione sicuramente, pur senza segnare, ma si era fatto il mazzo, anche per chi poi aveva fatto i gol, 2 arrivarono su palla inattiva, al terzo su rigore, insomma aveva fatto una partita importante. È uno di quelli che dice, ah, però questo è un ragazzo che magari nel tempo, magari 2 anni di Serie D, e poi nel tempo magari può arrivare, ecco, che impatti così una piazza come Lecco non te lo aspetti. La vera cosa positiva è averlo preso con un contratto di addestramento tecnico, quindi sotto quello che sarebbe anche il minimo federale per un contratto da professionista per un giovane, e avere la possibilità di
se proseguirà su questa strada, magari sottopogli un rinnovo pluriennale, che erano questo nel mio lavoro, posso immaginare questo tipo di percorso dal punto di vista della società, che creerebbe ulteriore patrimonio, può rivelarsi un asset, oggi si chiamano così, di un certo tipo. Mi sa che un bel contratto bisognerà farglielo a Tordini per farlo restare a Lecco. Il direttore ti direbbe, però non so se ho i soldi, no? Però farebbe la battuta. Però se al presidente penso che questo tipo di giocatori piacciono, quindi insomma non so se lo faranno scappare. E Morosini come sta? Che l'abbiamo visto in uno sprazzo, diciamo così, di partita. Sì, era arrivato che stava abbastanza bene e si doveva comunque prendere il ritmo. Adesso ha avuto un attimino un'infiammazione sull'operazione che aveva avuto, sulla cicatrice che aveva avuto il 7 di luglio, quindi normale che ha bisogno di un po' di tempo, però sta già meglio. Oggi ha ripreso e credo che per la partita di domenica sia a disposizione. Bene, facciamo così, apriamo adesso una parentesi sul Monza. Monza che ha vinto in casa contro il Pordenone allo U-Power Stadium. C'era per noi Francesco Moria. Ottenuto un deludente pareggio contro la Ternana, il Monza era atteso da un'importante settimana in campionato. Prima la difficile trasferta contro il Pisa capolista in Serie B nel turno infrasettimanale e poi sfida casalinga contro il Pordenone. Il bilancio complessivo di questa quasi 7 giorni non è sicuramente positivo. Sicuramente in termini di punti raccolti, soltanto 3 nelle 2 gare, quindi una vittoria e una sconfitta, che in questo momento lasciano il Monza fuori dalla zona playoff e quindi ancora molto lontano da quelli che sono gli obiettivi fissati dalla società di Berlusconi e Galliani. Ma a far preoccupare sono state soprattutto le prestazioni. In questi 2 importanti test abbiamo visto un Monza spesso troppo lento, troppo prevedibile, che si è acceso solo a sprazzi. Ed è soprattutto un Monza che ha rivisto un po' i fantasmi della scorsa stagione, con qualche errore difensivo di troppo che a questo punto costringerà Stroppa a tornare a lavorare seriamente anche sulle scelte che vengono fatte nella difesa. Questo si è visto soprattutto nella trasferta di Pisa, in cui il Monza ha subito la prima sconfitta stagionale perdendo per 2-1. Una gara in cui i brianzoli hanno dato l'impressione per tutti i 90 minuti di essere ancora molto indietro rispetto ai toscani in termini di organizzazione, di qualità, anche un po' di preparazione atletica, se vogliamo. Il paradosso è che i brianzoli hanno fatto quasi meglio in 10 uomini, cioè dopo l'espulsione di Calderola per fallo da ultimo uomo, che quando ha avuto gli 11 giocatori effettivi in campo e quindi per tutto il primo tempo e un pezzo della ripresa. La sconfitta di Pisa ha quindi reso la gara contro il Pordenone di fatto un must win game, una gara da vincere a tutti i costi. Il Monza questa gara effettivamente l'ha vinta 3-1 in rimonta grazie ai gol di Macin, Sampirisi e Vignato. Ed è stata una prova di grande carattere, come ha voluto sottolineare anche Stroppa in conferenza stampa, ma lo stesso mister De Brianzoli sa che in alcune situazioni questa squadra deve fare sicuramente meglio. Sicuramente c'è carattere, sicuramente c'è voglia di fare. A Pisa, per esempio, pur andando sotto, non ci siamo sfaldati, la squadra è sempre stata in partita. Questo sicuramente è l'aspetto positivo che in queste 5-6 partite la squadra ha dimostrato, quindi il carattere ce l'ha. La squadra deve dare di più, perché dimostra di avere carattere, ma anche nelle situazioni un pochino più sporche, nella capacità di fare la partita un pochino più sporca nel corpo a corpo, nel duello, sia offensivo che difensivo, deve sicuramente dare di più. È stata comunque una vittoria che ha ragione Stroppa ha definito importantissima, anche perché il Pordenone era passato in vantaggio dopo pochi minuti grazie al rigore conquistato e poi trasformato da Zaju. È in questa occasione, tra l'altro, che si è visto uno dei classici errori del Monza della scorsa stagione. Di fatto è bastato un lancio lungo dalle retrovie per trovare completamente scoperta la difesa dei Brianzoli anche in avvio di partita. E poi ha fatto seguito l'ingenuo fallo in area di rigore di Antov a confermare, tra l'altro, che il difensore bulgaro è ancora un po' lontano rispetto alla miglior forma, lontano da quello che ci si aspettava di vedere all'inizio della stagione. Il gol del Pordenone ha comunque acceso un campanello d'allarme nel Monza, che ha cominciato a giocare in maniera un pochino più convinta, anche senza mai dare troppo spettacolo.
Sono bastate però alcune folate offensive, prima per mettere paura al Pordenone e poi per riuscire a trovare il gol del pareggio firmato da Machin. Un po' la sorpresa di Stroppa lanciata dal primo minuto e uno di quei giocatori su cui il tecnico di Brianzoli ha deciso di puntare seriamente adesso. Nella ripresa di fatto si è seguito sempre lo stesso canovaccio, il Monza ha mantenuto il possesso del pallone anche senza mai trovare troppa velocità nel gioco, il Pordenone invece è rimasto basso in attesa dell'avversario per poi colpire in contropiede. Di fatto però a decidere la gara, oltre che al carattere sicuramente del Monza, sono stati i cambi che ha operato Stroppa nella ripresa. Ed è stato proprio uno di questi cambi, ovvero Sampirisi, ad aver trovato il gol del 2-1 al 75esimo, dopo una grande azione di Dani Mota Carvaio, che si è portato dietro tre difensori del Pordenone, per poi servire il compagno che col mancino all'interno dell'area è riuscito a piazzare il pallone proprio nell'angolino basso. Da quel momento poi c'è stato un finale piuttosto emozionante, in cui il Monza è passato in pochi minuti dal rischio di un potenziale 2-2, e qui è stato decisivo davvero l'intervento di De Gregorio, fino poi a riuscire a trovare il gol del definitivo 3-1 firmato dal giovanissimo Samuele Vignato, un classe 2004 che è riuscito a trasformare così il suo sogno in realtà, ovvero trovare il suo primo gol tra i professionisti. Ed è a lui che tra l'altro Stroppa ha dedicato un pensiero in conferenza stampa. Poco fa in una TV ho detto che sono forse un pazzo, perché in una situazione davvero complicata sul 2-1 magari potevo scegliere l'esperienza, potevo cambiare qualche ruolo, però visto che il ragazzo vale, almeno credo che valga, bisogna aspettarlo, non dobbiamo assolutamente aspettarci qualcosa di più di quello che sta facendo. Sono contento che ha fatto gol, è entrato anche in due o tre situazioni importanti. Sono stato premiato io, ma è bravo lui a farsi trovare pronto. Dunque abbiamo sentito com'è la situazione in casa Monza, si torna un po' a sorridere. Torniamo invece a parlare del Lecco. Mister Zironelli, allora, come ti stai trovando qui in città, qui a Lecco? Com'è il rapporto con la città, con la piazza, con i tifosi? Molto bene, perché comunque è una città dove si vive bene, a misura d'uomo, si sta tranquilli e quindi è importante, c'è anche un bel clima, d'estate comunque abbiamo fatto il ritiro qua, e c'è ovviamente un po' di caldo, però tira sempre aria nel lago, quindi è l'ideale per fare una bella preparazione, dai, ci siamo preparati a dovere. Poi l'ambiente è molto familiare, quindi lo vivi bene, dai. Anche i giocatori bene. Credo che stiano molto bene, si lavora bene. Matteo, d'altro canto il rapporto della città con il mister mi sembra anche quello positivo. Io sento solo parlare bene del mister. Vabbè che ha vinto tre partite di fila sì. Prima di questa sconfitta, quindi era semplice. No, però devo dire che non sento critiche. Sì, beh, penso che mister ha vissuto anche piazze, San Benedetto era anche la piazza più pesante di questa, quindi sì, certo. Cioè, sicuramente ieri qualche critica sarà arrivata, beh, d'altronde fa parte anche del tuo mestiere, quindi figurati quello degli allenatori. No, ma faccio volentieri due parole quando sono in centro, lì abito lì e quindi trovo sempre qualche tifoso, magari più anziano, che mi ferma e mi chiede, quindi fa piacere perché è un po' simile comunque alla piazza di San Benedetto, anche questa qua sembra una piazza fredda, invece è molto calda, perché credo che le città siano quasi equivalenti sull'aspetto degli 48.000 euro, 50.000 euro di abitanti, credo, no? Sì. E quindi e la cosa è, che si nota è che tifano tutti il Lecco, non c'è la persona che tifa le squadre di Serie A. Quindi è bello quello, come San Benedetto, uguale, là tifano solo San Benedettese. E quindi forse avere un pubblico quasi selezionato, nel senso la vicinanza lì con Ascoli, qua con le milanesi, l'Atalanta. Ieri a Trieste si sentivano cantare solo i nostri tifosi, loro non c'erano, voglio dire, sta parlando di Trieste, Porto, uno dei porti più importanti italiani, se non il più importante, quindi tanta roba, voglio dire, noi avevamo il seguito, li abbiamo sentiti, non siamo riusciti a ripagare, però credo che ci sia possibilità più avanti. Lo vediamo anche noi giornalisti, che possiamo scrivere, parlare di qualsiasi cosa, ma alla fine ci chiedono sempre del Lecco, insomma, per strada. Non so, Matteo, se succede così anche a te, a me sì. Sì, confermo.
Mister, invece con il presidente che rapporto hai? Vi siete sentiti, vi sentite ogni tanto, sì, vi sì, confrontate? No. Ci vediamo, viene sempre alla partita in panchina, vuole essere sempre relazionato a fine settimana e ovviamente il padrone della squadra, come giusto che sia, va sempre informato di tutto. E è una persona particolare, ma ho avuto la possibilità di avere Zamparini, Cecchi Gori, eccetera, quindi sono preparato a conosci personaggi un po' focosi, importanti, però può sembrare, magari come ho detto su qualche intervista, un burbero, però alla fine è una persona molto generosa, è un buono. Alla fine logico che quando parla è giusto che dica la sua, eccetera, va ascoltato, però sotto sotto è sempre uno che comunque quando dice le cose è sempre di parola, con i ragazzi e con tutti, quindi va stimato sotto questo aspetto qua. È chiaro che lui chiede sempre l'aiuto, che fa fatica sempre ad arrivare e tutto quanto, però diciamo che è da solo, è veramente da solo e va supportato per questo, perché è una persona generosa e fa bene al calcio. Però quest'anno sembra che anche con la recente iniziativa dei tabelloni luminosi la città stia rispondendo, stia iniziando a recepire, diciamo così, questi messaggi lanciati dal patron, che poi alla fine insomma ci mette sempre il suo e riesce sempre a costruire una buona squadra. Teo, cosa ne pensi? Sicuramente per spostare montagne, perché arrivare a maturazione di questo processo, veramente conoscendo un po' la città di Lecco, vuol dire spostare una montagna, perché c'è cultura calcistica tra i tifosi, sì, su determinate fasce della città c'è magari cultura sportiva, ma cultura calcistica è vista un po' come il sì, ma se io metto il mio nome poi me li trovo alla porta, perché succede anche questo ed è innegabile. Di conseguenza sono sempre segnali positivi, poi sicuramente anche quei pannelli fanno anche più bello lo stadio, cioè comunque il colpo d'occhio che abbiamo visto con la Feralpi Salò sicuramente è molto gradevole, e sono piccoli passi che si cercano di fare la società, in questo caso con la famiglia Valassi, insomma il comunicato con nomi pubblici è pubblico, quindi li posso ripetere tranquillamente, però sono cose che fanno piacere, magari sai, è sempre una cosa di uno tira l'altro ed è un lavoro da fare giorno per giorno, molto lungo e veramente a piccoli piccoli passi. Vediamo come vanno le cose in casa nuova Sondrio Calcio, società del capoluogo valtellinese che sapete quest'anno è ripartita dalla promozione ed è stata sconfitta tra le polemiche nella seconda di campionato. In collegamento abbiamo con noi da Sondrio Andrea Scala. Ciao Andrea. Sì, dunque Mario, una sconfitta di misura per il Sondrio, nuova Sondrio Calcio, una sconfitta amara anche perché c'è stato questo episodio, 82esimo, l'espulsione di Lassi, è un rosso diretto, il portiere della nuova Sondrio Calcio era uscito per contrastare un avversario lanciato verso la porta. A fianco dell'avversario c'era però anche il biancazzurro Politano, quindi l'episodio ha fatto discutere, il cartellino rosso ha lasciato più di uno spettatore perplesso, ha scatenato anche le proteste della panchina biancazzurra con Pietro Gatti, che è stato appunto espulso a sua volta. E dunque guardiamo anche a questa partita, sicuramente una sconfitta che lascia alcuni punti interrogativi, anche perché il Sondrio aveva mostrato buon gioco e purtroppo gli episodi hanno premiato gli ospiti. Ma sentiamo subito il commento del capitano biancazzurro Baltrigo. È stata una partita, diciamo, con nessuno che ha fatto meglio di altri, una partita equilibrata, abbiamo fatto bene, anche loro comunque hanno fatto bene, abbiamo sprecato tanto sotto porta, c'è tanto da lavorare, però da martedì si riparte subito verso la prossima sfida domenica.
Abbiamo sentito Baltrigo in questa intervista realizzata subito dopo il match dallo staff biancazzurro, e guardiamo proprio anche alla prospettiva, il prossimo incontro, la trasferta a Mugio contro una delle corazzate del girone, tra l'altro un Mugio che ha vinto per 4-0 la sfida contro Loggiate Aurora. Ma guardiamo anche alla prospettiva, perché ci sono davvero notizie molto interessanti che arrivano dalla Brianza, precisamente da Monza, perché proprio lì si è svolto l'incontro fra i tecnici della nuova Sondrio Calcio. Parliamo del responsabile, dirigente responsabile del settore giovanile Carlo Invernizzi e il direttore tecnico Tiziano Togni. Li vediamo nella foto, sono sulla panchina della Monza. Sono stati ospiti della società Brianzola per una giornata dedicata a tutte quelle società che con i biancorossi hanno scelto di percorrere un cammino di crescita insieme. Dopo un momento di confronto c'è stato anche l'incontro con l'amministratore delegato Adriano Gagliani, e quindi, come si suol dire, se sono rose fioriranno. Finito il tempo a nostra disposizione, io ringrazio davvero molto per essere stato con noi, mister Mauro Zironelli, grazie mille, a voi, grazie, bocca al lupo per mercoledì, e Matteo Bonacina, giornalista di LCN Sport, grazie Mario, Matteo. Grazie a tutti i tifosi. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana con Unica Calcio Club.